Nella puntata di oggi invece parliamo dei riti della Settimana Santa. Quali erano i riti della Settimana Santa a Manfredonia? La Pasqua a Manfredonia è stata sempre molto sentita, per moltissimi aspetti. Così come era sentito il Carnevale, e naturalmente era sentita la Settimana Santa. Ma pare che in tempi moderni c'è confusione fra Settimana Santa e Carnevale, insomma. Se vogliamo fare delle settimane carnevalesche, facciamo prima delle cene, non dopo delle cene. È una critica che la devo fare, va fatta, che mi si dica, se volete ammazzare, ammazzarmi pure. Ma per piacere, l'idea di fare le settimane del carnevale è una mia vecchia idea, sta scritta sul verbale, sta pubblicato sul giornale, eccetera. Quindi facciamo da Sant'Antonio a Pate fino a Carnevale e facciamo le settimane. Chi vuole delle spiegazioni, posso dare mille spiegazioni. È bene che si così sappiano, insomma, c'è troppo milantato credito. Per quanto riguarda la Pasqua era sentita in modo particolare a Manfredonia perché, lo Spinelli si sofferma, c'era una bellissima processione, quella del Venerdì Santo, che purtroppo, e si faceva di notte, che purtroppo è stata dismessa e partiva dalla chiesa di San Francesco. E c'erano le confraternite, c'erano parecchie confraternite a Manfredonia che vi parteciparono. Con i cappucci calati, i papun, con gli occhi, quindi tutte le confraternite che erano San Matteo, Santissimo Sacramento, del Rosario, San Francesco, della Stella. E poi c'era la litania, c'erano le laude che venivano cantate sempre dalle cene in poi, quando c'era bel tempo, specialmente delle ragazze che andavano, delle sartine che andavano a cucire, e quindi era un coro che si areggiava, si sentiva, e quindi lì cantavano i lamenti, si cantavano Maria che parte sulla soletta, noi abbiamo l'alloggia santo, cioè l'orologio santo, e poi tanti altri canti e atrini. L'altro fenomeno importante sono i sepolcri, i sepolcri santi, fatti sia nelle chiese e fatti nelle case private. Uno dei più famosi era quello che si faceva nel Palazzo degli Santi. Il Palazzo degli Santi si trova su via Santa Maria delle Grazie. Poi, perché ancora erano sentite questi riti pasquali? Erano sentite perché, contrariamente ad altre qualità, sia del Gargano che dalla Daunia che dalla Puglia, l'elemento ebraico in questo periodo era l'elemento che più soffriva, perché la gente, ricordandosi che era stato giudice, erano stati gli ebrei ad ammazzare Cristo, e quindi inveiva contro il popolo ebreo, quando in effetti questo non era vero. Cioè si confonde un popolo, ma i tempi non cambiano mai, sembra la stessa cosa, si confonde un popolo con chi li mantiene, con gli scribi, con i farisei. Non è che è stato il popolo ebreo a voler uccidere Cristo, ma sono stati gli scribi e farisei che hanno iniziato alcuni a voler vedere morto Cristo. Del resto il stesso apostolo, la stessa Madonna, lo stesso Cristo sono ebrei. I primi cinque papi sono di provenienza ebraica. E che cosa si ha in effetti nella città di Manfredonia? Che nel periodo pasquale non si inveisce contro gli ebrei. Non solo, ma molti dolciumi, molti pasti, molti elementi casalecci hanno tipica valenza ebraica. Dai scavalatini e scariella, dagli scaldatelli alle scarcello, una specie di focaccia, ma non focaccia, è un dolciume, e poi abbiamo gli bottini di agnelli, i turcinil, che venivano fatte con le animelle, che è un po' di grasso che c'è all'interno dell'agnello. E altri elementi essenziali della Pasqua era la settimana, cioè la Domenica delle Palme. La Domenica delle Palme che aveva un significato importante perché si usava mettere, inchiodare ai quattro angoli della città, nella porta mondanale, la porta della montagna, la porta di Foggia, o porta di Sant'Antonio, o porta dello Spuntone, o la porta di Gine e la porta di Mare, delle crocette. Perché si faceva questa processione? In ricordo di un avvenimento straordinario. Siamo ai tempi dell'arcivescovo Alfonso Pulcinelli. In Italia sta impetrando e sta falciando vittime la peste,
sta per arrivare nella stazione e quindi il vescovo dice al popolo di fare le digiuni e fare le preghiere, quindi il triduo. Cosa che viene fatto, e l'ultimo giorno, per raccontare lo stesso Pacichelli, lui nella sacrestia intravede una persona, una figura umana, bellissima, è un angelo. Il quale angelo raccomanda all'arcivescovo di utilizzare le pietre della grotta di San Michele. Utilizzando queste pietre si rende immune da qualsiasi contagio, cosa che l'arcivescovo, il prelato, il presole fa. Tanto è vero che era d'origine lucchese, nella cattedrale di Lucca, dietro l'altare, c'è una nicchia con una statua di San Michele che è uguale a quella che noi troviamo a Monte Sant'Angelo. Non solo, ma in questa occasione furono innalzate due piedistalle con delle colonne con sopra il San Michele. Una è stata fatta estualmente, si vede ancora a Monte Sant'Angelo, e un altro fu fatto a Manfredonia, tenuto presso la porta Mondanare, ossia la porta che poi fu chiamata la Porta delle Palme, perché lì veniva fatta la processione proprio per in memoria dello scongiurato pericolo della peste. Quindi la zona doveva essere dove c'è adesso via Tribuna. È via Tribuna, vicino a via dell'Astrologo. Quindi all'angolo con via dell'Astrologo. Quindi questo San Michele, questa colonna a Manfredonia è stata distrutta, il San Michele attualmente si vede in una nicchia posto sull'entrata dell'arcivescovato. Perfetto. Allora adesso facciamo un viaggio con una rivisitazione dei sepolcri a cura del signor Nenna di Manfredonia, che ogni anno rivisita il vecchio sepolcro, e quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta. Part mare sole
lì chiude manmessa lì con gente lì chiude manmessa lì con gente e mo di fana te medra morta ci vede
Oh.